La difficoltà di gestire gli animali domestici in queste settimane difficili si mobilitano le organizzazioni di volontariato. Flavia Fazzi. Questa emergenza sanitaria colpisce anche loro. Gli amici umani sono in quarantena, forse malati o semplicemente soli in casa e senza aiuto. La Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, nata 15 anni fa, in queste ore ha riorganizzato i suoi tanti volontari. Eccoli pronti a portare a passeggio gli animali, a consegnare il cibo a domicilio o a rispondere ai dubbi e alle domande, per esempio come organizzare una visita dal veterinario. Oltre 7.000 le telefonate ricevute dall'inizio dell'emergenza dalla Leida nazionale, centinaia nelle Marche. Specialmente le famiglie, ci sono famiglie che sono in quarantena in casa, quindi non potevano più, per esempio, faccio un esempio, portare fuori il cagnolino per la passeggiata quotidiana, per esplicare i suoi bisogni, e allora ci pensiamo noi. Il numero della sede nazionale è 02 94 35 12 44. Comunque sono arrivate tante chiamate anche direttamente a noi nelle Marche e per cui abbiamo potuto da subito essere pronti sul territorio per far fronte a questa grande emergenza. Ultimi a riaprire stando alla...